thank you cari amici di telegarda, appassionati di dialetto e spero sempre appassionati di questa trasmissione, ben ritrovati, ben ritrovati a questa nuova puntata di non è mai troppo tardi per imparare il dialetto. Come vi avevo detto qualche puntata fa, è mio intendimento ogni tanto inserire all'interno delle varie puntate anche qualche giochetto qualche diversivo per cercare un po' di alleggerire l'impostazione scolastica che, ve l'ho detto più volte, ho voluto dare a questa trasmissione. E quindi oggi, in questa puntata, vi presento questo giochetto intitolato Stupalbus, o meglio, Zugem a Stupalbus, che vorrebbe dire Zugem, giochiamo a tappa il buco. Io praticamente vi presento alcuni esempi, alcune frasi, o meglio alcuni periodi in dialetto, all'interno dei quali però manca una parola, c'è un buco, che voi dovete tappare con la parola corretta in dialetto, che vi do in seguito insieme ad altre parole, per cui sta a voi riuscire a trovare la parola giusta, tappare il buco. Alla fine vediamo come va. Partiamo col primo periodo, il primo esempio, il primo pensierino. Non vedo l'ora de su per le crone del Castel. Ecco. Non vedo l'ora de cosa? Vi do tre soluzioni. Il Ceregot. Rampegar l'orel. Io adesso vi do 5 secondi, eh, 5 secondi, per darvi la possibilità di trovare la parola da inserire in questo buco, per tappare il buco. 1, 2, 3, 4, 5. Non vedo l'ora di rampegar su per le crone del castello. Non vedo l'ora di arrampicare su per le rocce del castello. E questo è il primo esempio. Secondo esempio. La me sposa, la me fa sempre buco, zo per la schiena. Vi do tre soluzioni. I mondoi, Nfuminant, fuminant, le gatizole. Uno, due, 3 4 5. Spero che abbiate trovato la soluzione. La soluzione è la mia sposa, la mi fa sempre le gatizzole zo per la schiena. La mia sposa, la mia moglie, insomma la mia moglie, mi fa sempre il solletico giù per la schiena. Terzo esempio. Passeme, buco che devo travasare il Vim. Soluzione fra queste tre. L'orel, schizzarme, i di noci. Uno, due, tre, quattro, cinque. Beh, passeme l'orel che devo travasare il Vim. Vedete, passeme l'orel, è caduta la E e c'è l'apostrofo, mi raccomando. Quindi la soluzione era l'orel. Vuol dire passami l'imbuto che devo travasare il vino. Vi faccio notare quel passeme, sta per passami tu, perché se l'accento fosse stato sulla E, passeme, vorrebbe dire passatemi voi. Vedete, quindi cambiando la posizione dell'accento cambia anche la persona del verbo. Quarto esempio. El megat, il me buco spes le querte del let. Soluzione fra questi tre esempi. Il prosac, il raminel, rosega. Il megat, il me rosega spes, le querte del let. Quindi la soluzione è appunto rosega. Il mio gatto mi rosicchia spesso le coperte del letto. Ecco, questo querte vi faccio notare con la C, che alcuni scrivono con la Q. Ma siccome querte deriva da coperte, che ha la C, io preferisco appunto che la scrittura abbia la C. Andiamo al quinto esempio. Me manca buco e il foc. La soluzione è fra queste parole. Sgionfar un fuminant i crazi dei. Vi do i 5 secondi che non ve li avevo dati prima, mi pare, ma adesso li do: 1, 2, 3, 4, 5. La soluzione è n'fuminant. Mi manca un fuminant da ampizzare il foc. Mi manca un fiammifero da accendere il fuoco. Vedete quel foc con la CH proprio per evitare la pronuncia di foc. E questo è il quinto esempio. Andiamo adesso al sesto. Da piccol, fevo, buco, encesa. La soluzione va scelta fra queste possibilità. Lceregot, slinsegar, ortezar. Uno, due, tre, quattro, 5. La soluzione è chiaramente il ceregot. Da piccol, fevol ceregot, en cesa. Vedete anche qua, fevol ceregot perché c'è lo sconto fra la O e la E, automaticamente cade la E e si mette l'apostrofo. Passiamo adesso al settimo esempio. A correr per la costa, me mondevo sempre buco. La soluzione va, so, va presa fra queste tre possibilità. Ferle, i di Noci, Bruschim: Uno, due, tre, quattro, cinque. Beh, la scelta era i di A correre per la costa. Memondevo sempre i di a correre giù lungo la costa del castello. Mi graffiavo, mi rovinavo, sempre le ginocchia. Ottavo esempio. Una volta, in autun, se magneva buco. La soluzione va scelta fra zugar, slavari, e mondoi. Uno, due, tre, quattro, cinque. I mondoi. Una volta in autunno si mangiava i mondoi. Una volta in autunno si mangiavano le castagne secche, senza buccia. Nono esempio. Non sta buco i pei con la conzal. La soluzione era scelta fra zinzola, schizzarme, Vardarme: 1, 2, 3, 4, 5. La soluzione è schizzarme. Non sta a schizzarmi i pei con la conzal, non stare a schiacciarmi i piedi con la bigoncia. Passiamo all'ultimo esempio. Quasi in gotivo buco. Della bossa dell'olio. La soluzione va scelta fra enciodo, la musina, stupal. Uno, due, tre, quattro, cinque. La parola era il stupal. Quasi Ingotivo. lo stupal della bossa dell'olio. Quasi inghiottivo il tappo, il turacciolo. Della bottiglia, dell'olio. Ecco questo era il giochetto che intendevo proporvi, spero che vi abbia almeno un po' divertito. Vi ripeto velocemente i vocaboli che abbiamo incontrato assieme con questi dieci esempi: rampegar, un bel accento tonico sulla A, arrampicare. Legatizzole, il solletico, anche qui un bel accento tonico visibile sulla I. E l'orel, l'imbuto, vedete qui l'accento tonico è sulla E, ma c'è anche l'accento fonico, cioè l'accento tonico diventa anche accento fonico aperto, l'orel. Rosega, rosicchia, accento tonico sulla O, attenzione, accento fonico chiuso, rosega, non rosega, rosega. Enfuminant, accento tonico sulla A. Un fiammifero. Il ceregot accento tonico sulla O e accento fonico aperto, il chierichetto. I dinoci sono le ginocchia. I mondoi un bel accento tonico sulla O, accento fonico chiuso. Non mondoi, mondoi sono le castagne secche senza buccia. Schizzarme, schiacciarmi qui non c'è bisogno di mettere accenti, e il stupal, eh, stupal, stupal, accento tonico sulla A, è il turacciolo, il tappo della bottiglia. Bene, puntata abbastanza veloce questa volta, spero abbastanza divertente, vediamo magari più avanti di inventare qualche altro giochetto per stimolare la vostra attenzione sul dialetto, sulle parole dialettali. E naturalmente vi ringrazio per l'attenzione anche questa volta, vi mando un carissimo saluto con la speranza di ritrovarvi alla prossima puntata, ricordando che non è mai troppo tardi per imparare il dialetto. Grazie e arrivederci di nuovo.